Che bella! Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Maria, e tu? Di Tanto piacere, mi chiamo Paolo. dove sei? Sono di Salerno, e tu? Sono della bella città Napoli. Ma scherzi, sono nato a Napoli. Ho vissuto a Napoli per 3 anni. Come sono le tue lezioni? Date un esame oggi? Così, così, ho un esame oggi per la lezione di biologia. Crepi. In bocca al lupo. Che cosa hai fatto questa fine settimana? Sono andata alla biblioteca perché ho dovuto scrivere un tema. Il sabato sono uscita alla discoteca per ballare con i miei amici. Il domenica sono andata alla gelateria con il mio babbo. E tu? Ho avuto un fine settimana noioso. Ho dormito e ho studiato. Mangiamo qualcosa dopo il tuo esame? Va bene, c'è una buona pizzeria vicino al nostro liceo. Sì, mi piace molto la pizza. I miei amici ci hanno mangiato ieri. Voglio di una buona pizza e una Coca-Cola. Per me quella pizzeria è il massimo. Ci vediamo dopo l'esame alle 5:30. Va bene, ciao Paolo. Ciao bella. Ciao, mi chiamo Giacomo. Sono il vostro cameriere. Desidera? Vorrei del vino. Per me vorrei gli spaghetti con salsa di pomodori. Vorrei una lasagna, prego. Va bene, vi darò i vostri vini tra 5 minuti. Grazie. Ti piace il tuo lavoro? Sì, mi piace insegnare ai miei studenti. I miei studenti sono bravi e studiosi. Mi piacciono i bambini piccoli. Mi piace insegnare la matematica. Gli studenti hanno imparato molto oggi. Com'era il tuo giorno? Non c'è male, è stata una lunga giornata. Abbiamo avuto una presentazione per i nostri clienti, ma il signore Johnson era in ritardo. Sciocco! Il capo era arrabbiato. Che giornata! Dove sta il vino? Ecco il vino per voi. Volete un'altra cosa? No, grazie, va bene. Che cosa hai fatto ieri? Che Ieri sono andato a fare la spesa al supermercato. hai comprato? Ho comprato il latte, il pane, il formaggio, l'uova e il pollo. Risparmio 8 euro. Sono contento. Ieri sono andata al fruttivendolo per comprare le verdure belle fresche. Ho comprato le patate, le carote, i pomodori e la lettuga per l'insalata. Quanti hai spenduto? Non mi ricordo, non facciamo i terchi. Mi dispiace. Ti ricordi quando noi siamo andati alla pizzeria? Sì, mi ricordo, siamo usciti dopo il mio esame. Amore mio, non posso vivere senza di te. Anch'io ti voglio bene. Vuoi sposarmi? Che bello! Senz'altro, ti voglio bene. Sono nervoso, ma sono allegro. Sono nervoso per te. Io so che tu sei un buon sposo. Grazie, Babbo. Ti voglio bene. Anch'io. Dove sta la mia sposa? Ecco, la mia sposa! Dispiace Paolo per essere in ritardo. Benvenuto al matrimonio di Maria e Paolo. Siamo oggi qui a sposare questa coppia. Io, Maria, prendo te, Paolo, come mio sposo. E prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Paolo prendo te Maria come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Paolo, Paolo, ho una sorpresa per te. Sono incinta. Sei eccitato? Paolo? Sì, sono un babbo. Sono così felice. Non vedo l'ora di vedere il mio bambino. Ah, Paolo, devo sedermi. Sono una bambina. Mi chiamo Anna.
Dove stai i miei? Sono qui, mia bambina. E io qui, è la nostra bambina Anna. Che bella, Paolo. Sono così felice. E mi piace il nome Anna. La vediamo? Mamma mia, somiglia a un gattino, non somiglia a me. Somiglia un po' come te. Tu pensi di sì? Va bene, d'accordo. Come ti senti? Sono così felice di essere un bavo. Non vedo l'ora di tenerla nelle mie braccia per la prima volta. Anch'io. Andiamo alla casa. Vado all'Università da Florida. Sono molto allegra. Dove abiti durante il semestre? Voglio abitare in un appartamento vicino all'università. Nell'appartamento voglio di una grande cucina, un bagno solo per me, una camera da letto dipinto di verde e una sala da pranzo in stile moderni. Voglio una piscina vicino al palazzo. Mi piacciono i giardini. Mi piace anche l'orto per crescere verdure fresche. Quanto costa l'affitto? Economico. Va bene. Che cosa vuoi per la tua camera da letto? Voglio un letto comodo, uno scaffale per mettere i miei libri, una televisione per vedere il mio programma preferito. Voglio un computer per fare i compiti. Un computer? Posso inviarti posta elettronica? Va bene.